Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Testi e Alfredo Bosco, e loro sono entrati in quel palazzo sventrato. Qui siamo ad Odessa. Elena, mi senti? Riesci a sentirmi? Eccoci, Tiziana. Sì, mi sono messa delle cuffie, quindi in questo momento sentirete me accanto. C'è qui Alfredo Bosco. Noi siamo entrati all'interno del palazzo che è stato colpito sabato scorso, è stato colpito da un attacco missilistico aereo. Ieri sono partiti dal Mar Caspio, ci stavano spiegando a me e ad Alfredo, e questo purtroppo è l'appartamento dove è avvenuto il bombardamento, dove viveva la bambina di 3 mesi insieme alla sua mamma. E come vedete questo è proprio il luogo dove purtroppo è accaduto la morte di questa bambina di soli 3 mesi, un bombardamento chiaramente in un edificio civile, perché questo è, e queste sono le macerie della casa dove loro vivevano. Quello che impressiona di più sono le foto della vita che purtroppo qui ha cessato di continuare. Questo è un altro invece appartamento, quello dei vicini, dove sono morte insomma altre persone. In tutto, ricordo, sono 8 i civili che sono rimasti vittime di questo attacco. Ci hanno spiegato le persone che ci hanno accompagnato qui in questo grattacielo che, mentre scavavano, addirittura hanno trovato un gatto all'interno di una piccola scatola, e questo ha creato gioia, perché ricordo che il popolo ucraino è molto legato anche agli animali domestici, ma soprattutto era una vita inaspettata in mezzo a tanta morte. Qui, certo, come vedete, è proprio dove è arrivato il missile. Questi sono i resti dei palazzi, il piano di sopra, e questo è ciò che appunto ne resta di questo grattacielo. Lì, come vedete, ci sono queste 2 sedie, credo che siano state portate dopo perché è difficile che siano rimaste intatte queste 2 sedie che vediamo lì. Non lo so, sto chiedendo anche a chi ci ha accompagnato, che fortunatamente parla anche italiano, nonostante Alfredo Bosco parla un ucraino inaspettato. Sono rimasta insomma, no, e quindi non lo so, credo Alfredo, analizzando anche con me, vai, non so se sentite, riuscite a sentire Alfredo dalla mia cuffia, Tiziana. Proviamo. Se riuscite a sentirmi, quello che hanno detto è che il missile è arrivato proprio nel piano dove noi ci troviamo, e le barre comunque del cemento armato si sono piegate per la potenza. Quindi sono riusciti a capire che il missile è proprio arrivato in questa direzione, entrando di qua. E quindi è stata una... E quindi di fatto sì, ha attraversato appunto il palazzo da parte a parte. Ecco. Non sentiamo ha sventrato completamente il palazzo, no? Dicevamo, questa è una parete, quindi il missile cielo-terra, quindi missile aereo di fatto è arrivato da questa parte, sventrando completamente, entrando nel palazzo dove vivevano la nonna, la bambina di 3 mesi e la mamma, ed è arrivato da qua, e quindi ha di fatto aperto in 2 il palazzo, l'ha completamente sventrato. E spiegava Alfredo che questi tubi che noi vediamo spostati verso sinistra, quindi verso l'apertura del palazzo, è proprio dove è entrato il missile, quindi li ha praticamente spostati. Vedete, qui c'è il suolo che di fatto è caduto con la pressione del missile che è entrato, è aperto e ha causato quello che noi vediamo. Elena, grazie a te e ad Alfredo, poi eventualmente ci ritroviamo più avanti nel corso della puntata. Generale, missile terra-aria fa quel lavoro lì, e qui torniamo.